Noi in questo momento ci troviamo in quella che era e che non sarà più Piazza Vittorio Emanuele II. Vi chiederete il perché? Molto semplice, perché Pietro De Martino, assessore alla toponomastica, ha voluto fortemente questo cambio di denominazione. Fermati un attimo. Qual è il re che va via e il re che ritorna? Vittorio Emanuele II va a casa e arriva Carlo di Borbone, e San Giorgio è una delle primissime città in Italia ad intitolare la piazza a Carlo di Borbone per rendere giustizia, perdonami, per rendere il merito a Carlo di Borbone per tutto ciò che ha fatto nella zona del Miglio d'Oro e anche a San Giorgio a Cremano. Ed è questo che volevamo dire, appunto, Miglio d'Oro, zona di straordinarie ville vesuviane, a pochi passi abbiamo la Reggia di Portici, che è una delle più belle d'Italia. Assolutamente sì, sono ancora visibili i segni che ha lasciato Carlo di Borbone qui nel Vesuviano, nella Reggia di Portici, mentre qui c'era uno dei più stretti collaboratori di Carlo di Borbone, che era appunto Bernardo Tanucci. Noi abbiamo qui Villa Tanucci, Piazza Tanucci, e dunque mi sembra giusto capire come Carlo di Borbone abbia lasciato la sua impronta fortissima, un'impronta assolutamente positiva che forse qualche libro di storia ha voluto cancellare. E adesso prendiamo per mano Valeria. Andiamo dal sindaco, Giorgio Zino, sindaco patriota rivoluzionario. Cambiamo, mandiamo a casa i Savoia e facciamo ritornare finalmente i Borbone. Diciamo che è una scelta che noi abbiamo fatto come amministrazione per rispondere a quello che è un po' la vera storia del nostro territorio. Sindaco patriota, l'Italia una indivisibile, ma ricordiamo realmente ciò che è avvenuto nella storia, chi sono state le persone che negli anni addietro hanno qualificato gli interventi sul nostro territorio. Se noi abbiamo le ville del Settecento sul nostro territorio, lo dobbiamo a lui, e quindi a quel punto fare una scelta del genere nella piazza centrale della città è un segnale di non un revisionismo storico, ma di un'analisi più attenta rispetto a quelli che sono stati dei punti di riferimento della storia del nostro tempo e quindi anche del nostro territorio. Quindi non revisionismo, ma sicuramente verità storica, riportare alla ribalta quella che è stata la storia violentata, deturpata dai vincitori. Purtroppo la storia la scrivono sempre i vincitori. Noi abbiamo dato un segnale con quello che è via Martiri di Pietrarsa, ricordando quell'eccidio brutto che era andato scordato un poco nel tempo, e poi oggi continuiamo con questa idea di modificare questa piazza, e non parlerei manco di quali sono i reali, le casate dei reali. Io dico che la intitoliamo a un uomo che ha dato al nostro territorio, il territorio vesuviano, il territorio napoletano, molto, e quindi gli riconosciamo con questa intitolazione, che avverrà nei primi mesi del 2019, questa riconoscenza. Noi vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che a pochissimi passi da San Giorgio a Cremano ci sta una delle regge più belle che la Campania possa ospitare. Noi ringraziamo il sindaco patriota Giorgio Zino, che tra l'altro è diventato idolo di tutti i meridionalisti e soprattutto dei borbonici. Per Sinapsi News, Giorgio Zino, Sergio Angrisano, San Giorgio a Cremano. Grazie.